Presentazione al centro sportivo Novarello del nuovo allenatore Marco Marchionni, che ha sostituito Franco Semioli, tornato alla primavera, e presentazione del nuovo direttore sportivo Marcello Pitino, che ha sostituito Moreno Zebi. Una presentazione con la presenza del presidente Massimo Ferranti, che ha spiegato le scelte. Andiamo a sentire le parole dei diretti interessati e quali sono appunto le loro sensazioni. Allora, cosa è successo quest'estate? Noi, e penso molti di voi anche di giornalisti, di tifosi, eccetera, nel periodo luglio-agosto eravamo convinti di avere creato una Ferrari perfetta, più o meno perfetta, sto esagerando un po', però il concetto è quello lì. E Marco ha intravisto delle cose, dico la verità, che noi non avevamo visto e che adesso invece abbiamo scoperto si sono rivelate correttissime. Adesso io non voglio fare nomi e cognomi perché non è il caso di fare nomi e cognomi. Comunque Marco si era accorto di certe cose, metteva in campo la squadra in una certa maniera e noi, io, staff tecnico, eccetera, ci chiedevamo perché fa queste cose, eccetera, quelli, insomma, questo c'ha in mano una Ferrari, la sfrutta male, eccetera, quelli. Al di là dei comunicati che sono stati detti, eccetera, la verità è questa qui. Noi pensavamo che a un certo punto noi, diciamo anch'io, che Marco sfruttasse male questa Ferrari che gli avevamo messo in mano. E invece, ripeto, lui aveva visto delle cose che noi poi ci siamo accorti dopo che erano vere. No, vi assicuro, vi racconto esattamente la verità. E poi lo sapete tutti quanti, no? Cioè, a un certo punto ci siamo resi conto. Adesso direi che questa squadra è scarso altro, che non è una squadra costruita non come ci aspettavamo e non come noi credevamo di aver messo in mano a lui. Lui tra l'altro aveva fatto anche una bella preparazione atletica e la squadra le prime giornate ha dimostrato di essere gagliarda, no? Probabilmente gli altri non avevano fatto una preparazione atletica altrettanto valida. Poi sono arrivate quattro batoste, quattro sconfitture in Coppa Italia ed era in campionato di seguito. Con una squadra che non reagiva, un crollo incredibile. E anche lì, colpa dell'allenatore, no? Anche lì la colpa è stata dell'allenatore. Forse non era tanto colpa dell'allenatore, un po' forse sì, un po' forse no, non lo so. Io poi non è che ho la verità in mano. Però abbiamo pensato che servisse anche lì una scossa. Vado velocissimo adesso. Abbiamo preso Semioli, che poverino, è un bravissimo allenatore, secondo me, ma è capitato in un momento molto difficile, molto difficile per una situazione di spogliatoio, per certe cose che si erano create, per giocatori, soprattutto nel reparto difensivo, rendevano addirittura meno di quanto ne avevano prima, che facevano dei grossi errori, abbiamo perso delle partite molte volte per grossi errori. Insomma, tutta una situazione che ha depresso ancora di più l'ambiente. Serviva mettere la squadra in mano a un allenatore bravo che aveva dimostrato l'anno scorso quello che valeva, che quando io l'ho chiamato è stato entusiasta di venire e io pure dico la verità. Sono stato molto felice che lui fosse tornato da noi, molto molto felice. Marco invece è molto convinto che ancora la situazione può essere raddrizzata e questo è molto positivo. Lui non guarda in faccia a nessuno, non fa favoritismi, non ha preconcetti, quindi si riparte veramente da zero, lui con un grandissimo entusiasmo, io con una grandissima convinzione di aver messo la squadra in mano a un bravissimo allenatore. Grazie Presidente per le parole e per avermi dato la possibilità di tornare. Sì, questi mesi mi è capitato qualcosa, però in cuor mio un po' la voglia di tornare qui c'era e ci speravo, però per il bene anche del Novara speravo che le cose andassero anche bene perché so quanta passione, quanta disponibilità mette per il Novara il Presidente, quindi credo che se sono tornato è solo anche grazie a lui e per lui, perché gli voglio dare, voglio cercare di dare una mano e come ha detto lui, secondo me ancora tutto è possibile. Io sono abituato che nel calcio, fin quando la matematica non ti condanna, c'è sempre la speranza.
Se sono stati cambiati tre allenatori, quattro che siano, la colpa è di tutti, la colpa parte dal 15 luglio. Però queste colpe bisogna un attimo metterle nel dimenticatoio. Il calcio mi ha sempre insegnato che bisogna guardare avanti. Quello che sia stato fatto ieri, sia che vinci o che perdi, purtroppo non conta più. Quindi adesso bisogna un attimo resettare, ripartire, far capire anche ai ragazzi che tutto alla fine è ancora possibile. Insomma, non perdere la fiducia, o meglio, ricreare quella fiducia che, come diceva il presidente l'anno scorso, eravamo riusciti a creare il gruppo. E quindi, soprattutto in questo momento, quello che ho visto è che la squadra ha bisogno di resettarsi anche a livello mentale. Se ne esce soltanto con il lavoro, che era poi la cosa che paga di più. È normale che bisogna valutare i ragazzi anche a livello fisico come stanno, bisogna lavorare. Il sistema di gioco io non precludo nulla, è normale che si può pensare a Marchionni con un 3-5-2 perché ha sempre giocato quel modulo, ma se si hanno giocatori che possono esplicare quel modulo è normale che non li metto in difficoltà cambiando. Quindi devo valutare, devo capire anche la loro testa perché alla fine è quella che conta. I sistemi di gioco secondo me sono numeri, se un giocatore è mentalmente libero può fare qualsiasi sistema di gioco. Quindi non sono preoccupato perché comunque di giocatori bravi ce ne sono, bisogna soltanto fargli scattare quella molla che poi ti permette di tirare fuori soltanto le tue qualità. Perché l'allenatore, se noi non insegna, devi soltanto aiutare il giocatore a tirare fuori le qualità che ha dentro. Perché comunque parliamo di giocatori che in C hanno giocato, quindi conoscono la categoria, conoscono il loro percorso. Quindi bisogna soltanto aiutarli. Per quanto riguarda il mercato, il presidente ne ha parlato, sa benissimo come la penso, io mi fido di lui, quindi le richieste ci sono, ma se non dovesse arrivare qualcuno perché ho pensato a quel giocatore non mi creo problemi. Io sono sempre stato abituato, e ripeto, lo faccio da poco, che alleno quelli che ho, perché se quelli che ho li faccio sentire importanti, anche quello che magari in questo momento ha fatto un po' più di fatica, può cambiare il trend e fare qualcosa di importante. Ma quando arriva un nuovo allenatore, secondo me tutti devono avere la possibilità, a prescindere chi è stato messo sul mercato e chi no. Quindi tutti sono arruolabili e tutti devono dimostrare che vogliono far parte del Novara, perché secondo me la parte più importante è anche capire quali giocatori vogliono continuare il percorso del Novara. Ha un compito molto difficile perché i giorni sono a disposizione sono veramente pochi, però confidiamo. Lui mi è stato presentato come, ripeto, una persona seria e di grandissima esperienza e capacità. Ringrazio il Presidente per avermi dato questo incarico importante, in una piazza importante. Per me è una novità assoluta, nel senso che io ho sempre lavorato al Sud come direttore sportivo, ho ricoperto diversi ruoli nelle società dove sono stato, da direttore generale a vicepresidente esecutivo a appunto a direttore sportivo, che è la mia competenza principale. Ho accolto con molto entusiasmo questa chiamata perché, oltretutto, fino a poco tempo fa ero in un'altra società dove le cose non andavano molto bene e, naturalmente, quando ci sono non si è così, c'è un senso di responsabilità ed è giusto che uno si assuma le proprie responsabilità rispetto a quello che si fa. Però, ripeto, non si rimpiange nulla. D'altronde l'anno scorso invece, sempre nella stessa società, abbiamo fatto un miracolo, come si suol dire. Proprio sono arrivato l'ultima settimana di mercato, abbiamo fatto delle operazioni importanti che poi ci hanno portato a salvarci addirittura senza neanche passare dai playoff, che era una cosa irraggiungibile dal momento in cui siamo arrivati. Avevo oltretutto Conosco tre calciatori perché erano con me l'anno scorso. Ho sentito prima il presidente e il mister si contrastavano perché il presidente prendeva un po' giù, mentre il mister è carico proprio al massimo. Forse bisogna frenarlo un pochettino. In questo l'ho conosciuto adesso perché non ci conoscevamo prima ed è una carica incredibile.
però ha detto delle cose giuste. La squadra in questo momento, è vero che probabilmente c'era qualche aspettativa più importante, però è lì, anche perché probabilmente il campionato quest'anno dice che tutti possono essere competitivi se si fanno le cose giuste. Il mister adesso, la fortuna è che lui all'inizio già aveva parte di questo gruppo, quindi è a conoscenza sia del gruppo che della situazione ambientale, che è fondamentale. È un passaggio molto importante, soprattutto per me, che devo confrontarmi con lui, e lui deve essere sereno nelle scelte che deve fare, perché le scelte adesso di formazione del gruppo nuovo in questi 15 giorni dipendono al 90% da lui. È lui che deve dare le indicazioni più importanti rispetto al gruppo che ha, e che è quello che deve gestire da qui alla fine del mercato. E cercare di, se possibile, di fare quei correttivi, e probabilmente saranno correttivi oltre che tecnici, anche proprio di dall'aspetto caratteriale. Anche io onestamente ho visto un gruppo un po', hai visto? Non molto reattivo, sì. Cioè, nel senso, non ho non vedevo gli occhi, tu quando mi guardi i giocatori negli occhi, ormai è 30 anni che faccio questo lavoro, e i giocatori imparo a conoscerli da quando arrivano a fare allenamento a quando se ne vanno, e già sai se hanno problemi o no. C'è qualcosa che gli manca probabilmente dal punto di vista proprio da tirarli fuori, e credo che il mister abbia queste caratteristiche importanti, e quindi bisogna supportarlo per cercare proprio di dare a questi ragazzi, intanto quelli che ci sono, perché adesso sono loro che rappresentano il Novara, che porteranno domenica, giocheranno i giocatori che ci sono loro, e noi speriamo che tutti diano dei segnali positivi affinché si possa cambiare il meno possibile. Però è anche vero che qualcosa di bisogna farlo dal punto di vista per migliorare quelle che sono le qualità tecniche della squadra. Si parlava di Twin, di Ferrari. La categoria, la Serie C, è una categoria particolare, molto particolare. L'importante è non prendere gol, perché il golletto prima o poi lo fai sempre e fai i punti. E probabilmente questa squadra ha sofferto da questo punto di vista, che ha preso qualche golletto in più, e quello si può anche rimediare proprio con il gruppo, perché un gruppo che si aiuta da molto di più e sopperisce probabilmente a determinate lacune che si hanno tecniche. Quindi si può lavorare, sicuramente l'allenatore lavorerà su questo, e in più cercheremo di dargli un contributo tecnico, un valore aggiunto per riuscire a fare qualcosa in più.